rappresentazione di quello che vuole essere la nostra idea, che è stata la nostra idea di edilizia scolastica. Abbiamo notato in questi mesi che c'è molta confusione, sia per il significato che può avere una struttura scolastica moderna, innovativa, nuova, antisismica, a guardia grele, e sia perché le idee di delocalizzazione che oggi vanno avanti sono notevolmente diverse da quelle che ci aspettavamo e che erano state programmate. È bene ricordare che c'è stato un immobilismo totale nei 5 anni che hanno preceduto la giunta Dal Pozzo. Immobilismo totale significa non aver partecipato neppure alle possibilità di finanziamento, di ottenere finanziamento per l'edilizia scolastica. Cioè, nel vecchio piano triennale Guardia Grele non ha presentato nessuna domanda. Quindi la nostra fu una corsa contro il tempo per cercare di ottenere finanziamenti e per cercare di ottenere scuole antisismiche. Non erano state fatte neppure le verifiche, quindi non si sapeva neppure qual era la scuola da sostituire, cioè da buttare a terra e ricostruire, e quelle che potevano essere adeguate sismicamente. Non c'erano i progetti, non c'era nulla. A questo punto che cosa viene fatto? Perché ho notato anche questa mattina con qualcuno con cui parlavo una certa confusione. La scuola dell'infanzia, la scuola materna dei Cappuccini viene spostata dalla scuola dove, che è andata, che è stata demolita, è aperta una nuova scuola dove aver fatto i lavori a Via Anello, una scuola materna nuova dove oggi tranquillamente e con anche, devo dire, risultati eccellenti dal punto di vista didattico, c'è, dopo 30 anni ha trovato una struttura nuova che è stata finita quando invece era abbandonata a se stessa. È stata ultimata, e non solo ultimata, ma anche una scuola antisismica. Secondo passaggio, la scuola elementare, per capirci, quella che è stata demolita. Lì i lavori fortunatamente si sono resi conto, dopo un anno di immobilismo, dopo aver fermato per un anno questi lavori, che devono andare avanti. Adesso avranno i problemi delle revisioni prezzi eccetera eccetera, che non sto qui a elencare, ma comunque quella scuola che finanziamento da noi è stato ottenuto dovrebbe andare avanti e dovrebbe essere ultimato. Problema della nuova scuola media, che è quello che è scritto sul manifesto: la vogliono delocalizzare, cioè non avere più un polo scolastico ai Cappuccini, ma portare la scuola media da via Cappuccini alla LEL, in una situazione molto più critica da un punto di vista anche geologico, e soprattutto con la possibilità che ci si perda oggi circa 4 milioni di finanziamento ottenuti nel piano triennale. Questa è la situazione: vogliono delocalizzare per portarla in un'altra area, e questo comporterà la morte del quartiere dei Cappuccini, cioè un'altra cattedrale nel deserto che rimarrà vuota, anzi che deve essere demolita, perché parte di quella scuola il finanziamento era per la demolizione e la ricostruzione. Quindi non bisogna solo fare la ricostruzione, ma anche la demolizione, per una scuola che mentre nella nostra previsione c'è un progetto già approvato, progetto esecutivo. Quindi la nostra proposta è: domani mattina, se volete evitare di perdere i fondi, 4 milioni del ministero, domani mattina fate validare quel progetto e portatelo a gara. Solo così si potrà ottenere a Guardia Grele una nuova scuola media, perché per il resto sarà soltanto si parla soltanto di progetti che non ci sono, che non sono stati elaborati, di progetti esecutivi che non esistono, e i termini stanno per scadere. Questo è l'allarme che noi lanciamo da un paio di mesi, anzi anche di più, e che
che in un paio di mesi stiamo lanciando con più forza, perché la situazione diventa stringente e da un punto di vista, ripeto, di tempistica si rischia di non farcela più. Soprattutto siamo sicuri che non è possibile, non ce se la farà entro dicembre a delocalizzare la scuola, cioè ad avere un progetto e avviare i lavori entro dicembre. Io mi fermo qui perché volevo solo inquadrare il problema. Ripeto, Guardia Grele avrebbe ottenuto i finanziamenti per le scuole maggiori, anzi ha ottenuto e otterrebbe i finanziamenti anche per via Cavalieri, perché noi non siamo per delocalizzare tutte le scuole, anzi che le scuole debbano rimanere dove stanno. Quindi oggi c'è il rischio concreto che i 4 milioni delle scuole per la demolizione e ricostruzione della scuola media di Cappuccini vadano persi. Questa è un'occasione che non si può perdere, perché se perdessimo questa occasione, la prossima, bene che vada, se ne parla tra 3-4 anni ad avere un'opportunità davanti. E invece in 4 anni Guardia Grele potrebbe avere tutte le scuole, tutte, comprese quelle delle contrade, quindi Comino, Caporosso, tutte scuole antisismiche. Non perdiamo questa occasione, perché noi sappiamo quanto tempo ci è voluto, quanti sforzi si sono voluti e cosa significa entrare nelle graduatorie ed essere finanziati. Purtroppo chi non ha mai partecipato a queste graduatorie non lo sa, perché chi non ha mai partecipato, è ovviamente più semplice non presentare domande piuttosto che presentarle e ottenere il finanziamento. Io mi fermo qui e lascio la parola prima a Antonio Altonio e poi a Simone Dal Pozzo, che aggiungeranno altre cose. Grazie. Brevissimamente, solamente due considerazioni sulla assurdità della delocalizzazione della scuola media in località Anelli. Io dico questo dal punto di vista tecnico, che un edificio scolastico non è un edificio qualsiasi. Una scuola nasce in un territorio perché... Dicevo, una scuola nasce in un territorio o perché il territorio ha bisogno di quella scuola, oppure perché la scuola ha bisogno di un'area particolare. Bene, negli anni 60, quando nacque l'edificio scolastico dei Cappuccini, fu esattamente questo il discorso. Un nuovo quartiere aveva bisogno di un centro vitale che è la scuola, perché la scuola è il centro vitale di un quartiere. Togliere una scuola da un quartiere significa appunto togliere il cuore di quel quartiere. Ma c'è un altro punto importante, un'altra considerazione da fare. Lo spazio della scuola non è solo lo spazio interno all'edificio scolastico, e sarebbe interessante andare a vedere anche la qualità tecnica dell'edificio proposto in Viale Anello, perché un capannone industriale di certo non può essere funzionale dal punto di vista didattico. I docenti, anche quelli che sono qui in piazza, lo sanno bene cosa si intende oggi per aula scolastica e cosa si intende per fruizione dello spazio interno di una scuola. Ma poi c'è un altro spazio della scuola, che è la pertinenza, cioè quello che è intorno a una scuola, e poi c'è il contesto quartiere. Bene, tutto questo è lo spazio della scuola. La scuola non finisce con le mura e con il cancello dell'edificio. La scuola va avanti nel quartiere, perché la scuola deve parlare con un quartiere. La scuola media dei Cappuccini parla con il convento, parla con gli esercizi commerciali, parla con il campetto, parla con tutto ciò che ha intorno. Costruire e delocalizzare in località Anello significa tagliare i ponti della scuola con tutto ciò che la circonda. Questo significa creare danno all'offerta formativa della scuola, creare danno all'autonomia degli alunni, perché la scuola dei Cappuccini è facilmente raggiungibile a piedi e oggi tutte le linee ministeriali spingono per la mobilità sostenibile degli alunni, spingono per raggiungere gli edifici scolastici a piedi, e invece andando a spostare la scuola in località Anello noi tagliamo questa possibilità e andiamo a deprivare la scuola di gran parte del suo potenziale formativo e il territorio del suo centro vitale. Da ultimo vi dico solamente questo: quando si pensa a una scuola si deve pensare
per i prossimi decenni, non per i prossimi anni. Quindi deve essere un edificio pensato, perché l'edilizia scolastica richiede l'intelligenza del costruire il futuro. L'ultima considerazione riguarda la palestra. L'edificio scolastico di Via Anello non prevede la palestra per la nuova scuola media. Bene, come operatore scolastico io vi dico che questa è un'autentica assurdità. Il palazzetto dello sport dovrebbe essere dedicato anche alla funzione di palestra scolastica. Bene, questo non è possibile. Una gestione mista di una struttura sportiva, che peraltro è tutta ancora da realizzare, non è assolutamente fattibile, in quanto le esigenze della scuola non si possono ridurre al mattino e quelle delle società sportive al pomeriggio. Oggi noi pensiamo a una scuola dal tempo prolungato, dal tempo pieno, una scuola che abbracci le esigenze delle famiglie fino al pomeriggio con attività di ampliamento dell'offerta formativa. Deprivare una scuola della palestra significa togliere, tagliare queste possibilità in maniera definitiva. La qualità del progetto di edilizia dei Cappuccini è un progetto che possiamo tranquillamente dire qualitativamente migliore dal punto di vista formativo e dal punto di vista didattico. Ed è per questo che dobbiamo assolutamente evitare la delocalizzazione della scuola media. Grazie. Buongiorno. Buongiorno a tutti, io aggiungo qualche riflessione a quello che hanno detto già Gianluca e Antonio. Allora, qualche giorno fa è morto un importante esponente della politica della Prima Repubblica, e in un'intervista c'è scritto, si riporta quello che lui diceva, e cioè che se uno parla troppo semplice sta mentendo. Allora io mi rendo conto che molte volte ragionare di certi argomenti può essere complicato, però io vi invito a diffidare di parole dette in maniera troppo semplicistica, come quelle che proprio in questo punto, un mese e mezzo fa circa, sono state dette dal sindaco e dall'amministrazione, che sono condite da una serie di, fatemelo dire, falsità che potrei tranquillamente dimostrare, ma non è questo il momento. Sul tema della scuola aggiungo alcune cose. Entro il 31 dicembre di quest'anno il comune dovrebbe appaltare i lavori di un progetto che oggi non esiste. Un progetto che oggi non esiste, per il quale non è stato compiuto nessun passo se non quello di dire che anziché 3 milioni e 900 mila euro, che è il progetto precedente, costa 4 milioni e mezzo. Quindi tra le tante cose da fare c'è anche la necessità di reperire 600 mila euro, dove non si sa. Altro passaggio: per fare questo progetto, che deve essere esecutivo, cioè tale per cui tu domani mattina lo puoi appaltare, vanno fatte delle indagini. Ma voi lo sapete che nel luogo in cui, secondo l'amministrazione, questa nuova scuola deve essere realizzata, non è entrata ancora neanche una macchina che possa fare un sondaggio per sapere e per capire in che condizioni geologicamente quel sito si trova? Allora, io ho avuto la sfortuna, anche se poi è stata una grande formazione, di vivere dei terremoti, delle situazioni veramente complicate, e ho vissuto la pressione giusta delle famiglie che chiedeva di avere delle scuole sicure subito, di avere delle risposte immediate. Noi, lo diceva Gianluca, da zero abbiamo costruito un percorso che ci avrebbe consentito, che poteva consentire e che consente ancora, di andare in appalto, quindi di realizzare una scuola sicura nel luogo in cui si trovano adesso. Oggi l'idea è un'altra, ma appunto non ci sono ancora queste verifiche, ad esempio. Io non ho dubbi sul fatto che se loro vanno avanti faranno tutto quello che si deve fare con scrupolo, ma la fretta, cioè da oggi al 31 dicembre mancano sette mesi, quindi indagini geologiche, pareri, tutti i pareri possibili e immaginabili, genio civile, vigili del fuoco per gli impianti, approvazione del progetto, verifica, validazione, reperimento di 600 mila euro in più,
autorizzazione da parte della regione a spostare il progetto da dove sta a dove deve andare, gara d'appalto, aggiudicazione, tutte queste cose a partire da domani entro il 31 dicembre di quest'anno. Allora noi ci domandiamo e domandiamo a voi se questa cosa è possibile. Se ci fosse un tecnico qui saprebbe che per fare un intervento a casa propria, voi immaginate che cosa ci vuole oggi per fare un intervento del 110, no? Non si fanno più perché nessuno è in grado di assicurare tempi veloci. Immaginate che cosa significa fare tutto questo percorso per un'opera pubblica, in modo particolare per una scuola. E tutto quanto il tempo che si perde, tutto quanto il tempo che si perde in termini di sicurezza, che cosa può significare? E questa è una domanda che dobbiamo farci. Poi un'altra cosa, per fare questo nuovo progetto servono soldi, serve denaro, perché il progetto nuovo costa, perché se si devono fare queste indagini nuove bisogna spendere dei soldi, perché se bisogna realizzare la scuola là bisogna pagare degli espropri, perché lì la terra, insomma il fondo non è di proprietà del comune, ci vogliono circa 200.000 euro. Allora il comune, e apro e chiudo una parentesi, o è dissestato e non può fare niente, oppure non è dissestato e può fare tutto, può fare il progetto, può pagare gli espropri, può rimettere a posto la villa, può aprire la piscina, può fare il palazzetto dello sport, può dare decoro a questa città che sta veramente in caduta libera. Non è che il dissesto è lo scudo dietro il quale ci si nasconde solo per giustificare una scelta voluta e precisa, perché poi, oppure se non c'è il dissesto non bisogna neanche spendere 130.000 euro per pagare i commissari che sono dovuti venire al comune di Guardiagrele per gestire i nostri conti e per chiedere conto di tutto quello che si fa. E poi come si fa a giustificare una spesa inutile? Ecco perché c'è scritto inutile nel titolo del manifesto, inutile perché già si potrebbe fare quello che già c'è a disposizione. Quando si cercano soldi per pagare progetti, per fare cose inutili, mentre ai cittadini si chiede di pagare più tributi, perché c'è il dissesto. Quindi questo cortocircuito che lo capisce chiunque è il meccanismo perverso dentro il quale chi fa i ragionamenti semplici probabilmente ci sta dicendo delle menzogne. Domani mattina c'è il consiglio comunale, quindi faremo l'antologia. Chi avrà la pazienza di guardarlo, faremo l'antologia di queste menzogne. Poi un'altra mistificazione. Allora si dice vogliamo fare il campus. Allora il campus è un'idea che risale a diversi anni fa, ma il campus che avevano in mente di fare e contro il quale comunque una buona parte della città si era schierata era una struttura enorme. Voi avete presente una struttura monopiano, un unico piano, una superficie grandissima, parcheggi, strutture, aree verdi. Oggi questa cosa è ridotta a quella sagoma evidenziata in giallo che trovate lì, diceva Antonio, un prefabbricato a due piani. Non lo chiamiamo campus, non è la quinta parte di quel progetto lì, è tutta un'altra cosa, non è vero. Diciamo i numeri, le superfici, per dare le informazioni corrette. E poi un'altra cosa, la ribadisco, lo diceva Antonio, ma che significato ha in questo programma che c'è nella testa di chi oggi ci amministra di lasciare la scuola dell'infanzia lì all'anello, la scuola primaria che ci auguriamo prima o poi finirà ai cappuccini e quest'altra scatola portata sotto la piscina? Cioè dov'è l'idea di insieme dell'edilizia scolastica? Qual è la funzione di una scuola fatta a pezzi quando invece si tende a coordinare, a mettere insieme? Questi sono gli argomenti che noi volevamo portare all'attenzione dei cittadini. E attenzione, un'altra cosa, questo, quello di cui parliamo e quello che noi riteniamo sia il progetto migliore non è il progetto mio, il progetto dell'amministrazione precedente, è il progetto innanzitutto di un quartiere che grazie a quello può continuare a vivere, è un progetto della città che tutti dobbiamo fare nostro, andando al di là del discorso di parte, del discorso partitico. Quello è un progetto per una scuola nuova, sicura, moderna e immediata, per quale tutti quanti cittadini, al di là delle bandiere, al di là degli schieramenti,
noi chiediamo che si schierino, che, si, che prendano posizione. Dopodiché è chiaro che oggi i ruoli sono, sono diversi, c'è qualcun altro che decide, non è detto che a tutte le domande noi possiamo rispondere, noi leggiamo gli atti, leggiamo le carte, facciamo delle domande, spesso non ci rispondono, però diciamo le redini delle decisioni sono nelle mani di altre persone, quindi magari quello che, noi, che a noi sfugge, quello che noi non riusciamo a vedere, quello che noi non riusciamo a spiegare, ma non abbiamo neanche diciamo così il ruolo per farlo, è opportuno e giusto che venga chiesto altrove, è opportuno e giusto che è giusto che si bussi ad altre porte, e di fronte all'obiezione non si può fare perché c'è il dissesto, che è la maschera, che è lo scudo dietro il quale si nasconde l'immobilismo totale di un anno e mezzo, da settembre 2020 ad oggi. Magari fatevi spiegare nel dettaglio in che modo il dissesto determina il fatto che quella cosa lì non si può fare. Grazie.